Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di telecamere di sicurezza e in questo caso parliamo di una versione di telecamera di sicurezza che non ho mai portato qua sul canale per tipologia di collegamento alla presa di alimentazione. Questa telecamera di sicurezza è della Secrum, un marchio che viene direttamente dal loro sito, vi lascio qua sotto il link in descrizione, ed è una telecamera di sicurezza, come vi ho detto, particolare, perlomeno per quello che ho portato fino adesso io sul canale. Ne ho portate tanti telecamere di sicurezza appunto per l'attacco, sì, perché lei, come vedremo tra poco, ha un attacco E27, cioè lei si collega alle prese d'alimentazione come una qualsiasi lampadina, per intenderci. Adesso guardiamo velocemente cosa c'è nella confezione, poi facciamo la prima installazione e il primo avvio della videocamera. Allora, nella confezione, come vedete, molto piccola e molto minimal, troviamo un supporto per collegare un qualsiasi dispositivo E27, in questo caso lei, ma tipo anche una lampadina, qualsiasi cosa con attacco E27, che possiamo utilizzare per andare a posizionare lei in qualsiasi posto noi vogliamo, o possiamo tranquillamente utilizzare una plafoniera o qualsiasi cosa dove abbiamo già un attacco E27. Questa è la sua comodità, che possiamo andarla ad installare in qualsiasi posto dove avevamo una lampadina, ed è veramente veramente figo dal punto di vista pratico questo sistema. Allora, abbiamo ovviamente i Fisher per andare a fissare il supporto, abbiamo un piccolo manuale di istruzioni, tutto in inglese, ma veramente semplice, perché comunque ci sono tutte le figure, e l'applicazione che dobbiamo scaricare per utilizzare questa videocamera è disponibile sia per iOS che per Android. E poi finalmente abbiamo lei, la nostra videocamera di sorveglianza con attacco, vedete, E27. Le sue caratteristiche principali sono che si connette al wifi 2,4 GHz, ha una visione a 360 gradi, perché come vedete lei ruota in tutte le direzioni fino a raggiungere praticamente i 360 gradi, poco meno di 360 gradi, saranno un 350 gradi, quindi tanta roba. In più ovviamente abbiamo anche l'inclinazione verso l'alto e verso il basso. Poi qua sotto abbiamo la possibilità di inserire una micro SD per andare a registrare video di quando lei comunque fa un rilevamento di movimento, registrerà dei video che verranno registrati nella micro SD, o c'è la possibilità di utilizzare un cloud a pagamento, che però non è obbligatorio, quindi possiamo tranquillamente usare anche la micro SD. Poi lei ha anche la visione notturna e in più la possibilità anche di fare quasi da lampada, perché ha questi LED bianchi che vanno a illuminare come se fosse una lampadina. Poi ha la possibilità del doppio microfono, nel senso che ha il microfono bidirezionale, quindi potremo parlare nello smartphone e l'audio uscirà dalla videocamera, e viceversa, dalla videocamera c'è il microfono, quindi si potrà parlare o sentire i rumori che arrivano dalla videocamera e sentirli nello smartphone. E poi, essendo lei una videocamera di sorveglianza, ha il sensore di rilevamento del soggetto, quindi riconosce quando c'è un soggetto e quindi ci manderà la notifica nello smartphone, e in più ha un active track, quando vede il soggetto lei lo continua a seguire, quindi segue il movimento che viene rilevato, ed è davvero davvero interessante. Questa videocamera di sorveglianza della Secrum, come vi ho detto, è disponibile direttamente dal loro sito, attualmente molto scontata, 39,50 euro. Secondo me è tanta tanta roba. Se avete la necessità di una videocamera di sorveglianza, avete la necessità di andarla ad installare in maniera super semplice per quanto riguarda l'alimentazione, quindi non c'è un discorso di batteria che si scarica, non c'è il discorso che dobbiamo tirare un'alimentazione e comunque andare a creare un supporto per andare a alimentarla, perché potremmo tranquillamente utilizzare quello che sono magari le plafoniere che abbiamo già magari sul terrazzo, piuttosto che in casa dove avevamo una lampadina. Potremmo tranquillamente andare a mettere questa videocamera di sorveglianza, magari andarla a mettere anche solo quando ci serve, magari quando siamo in vacanza, quindi togliamo la lampadina e mettiamo lei, cioè queste cose diventa davvero semplice e pratica, perché comunque non c'è da bucare, non c'è da fare niente, togliamo la lampadina e mettiamo lei, e quindi davvero davvero semplice per quanto riguarda l'installazione pratica. Adesso però andiamo a vederla appunto nell'installazione pratica, sì, ma soprattutto per quanto riguarda il collegamento con l'applicazione dello smartphone, perché è quello che poi fa diventare veramente pratiche e diciamo super interessanti le videocamere di sorveglianza al giorno d'oggi, che con lo smartphone ovunque siamo nel mondo possiamo guardare la nostra videocamera di sorveglianza. Quindi adesso iniziamo a vedere come funziona e facciamo la prima installazione.
Allora, per fare questa prova ho, diciamo, creato questa struttura per avere comodo qua un attacco E27 per farvi vedere tutto il funzionamento e come andare ad installarla. Quindi ho alimentato il suo supporto che troviamo nella confezione. Vedete che lei si è già accesa perché comunque c'era l'alimentazione. Adesso, perfetto, a questo punto dobbiamo andare a configurare la videocamera con l'applicazione. L'applicazione che dobbiamo utilizzare si chiama Yosi, come vi ho detto, disponibile sia per iOS che per Android. Trovate il QR code nel piccolo manuale di istruzioni che vi manda direttamente alle due applicazioni. Quindi andiamo ad aprire l'applicazione. A questo punto sentite che la videocamera fa un suono. Questo suono significa che lei è pronta per essere configurata. Finché non sentite questo suono, lei non sarà pronta. Quindi quando l'avvitate nell'alimentazione, date il tempo di fare tutte le sue storie e poi ad un certo punto inizierà ad emettere questo suono. Solo a quel punto potrete andare a configurarla con l'applicazione e la vostra rete Wi-Fi. Quindi, una volta aperta l'applicazione, dovremo cliccare sul più, poi dovremo andare a scansionare il QR code che troviamo dietro alla videocamera. Una volta che il QR code è scansionato, andremo a selezionare il pallino sotto che dice le operazioni di qui sopra sono state completate e poi andremo a fare avanti. A questo punto ci viene dato di inserire la nostra rete Wi-Fi. Nel mio caso l'ha già inserita in maniera automatica perché comunque lei l'avevo già preconfigurata, quindi in applicazione c'era già questa rete Wi-Fi, quindi lei me l'ha suggerita. Altrimenti voi troverete tutto bianco, andrete a selezionare la vostra rete Wi-Fi e la vostra password della vostra rete Wi-Fi domestica. A questo punto andiamo a fare avanti. A questo passaggio andremo a fare ancora avanti e veniamo rimandati nella schermata delle impostazioni del nostro telefono. Entreremo nella nostra rete Wi-Fi e andremo a selezionare la rete Wi-Fi creata dalla videocamera. Questo passaggio ovviamente è solo nella prima configurazione, per questa storia non è più da fare, dopo entrerete in maniera semplice aprendo l'applicazione e basta. Quindi andiamo a aprire la rete Wi-Fi creata dalla videocamera GVApp06. A questo punto torniamo indietro, entriamo ancora nell'applicazione. Perfetto, e aspettiamo che la videocamera faccia tutte le sue storie. Quindi ad un certo punto lei farà tutto il suo collegamento. Vedete che ha parlato e ci ha detto che sta facendo tutta la sua installazione. Vedete che allo stesso tempo abbiamo anche questa righetta blu che ci dà la progressione dell'installazione alla rete Wi-Fi. Una volta finito questo processo, lei continua a parlare, non è che si capisca molto quello che dice. Adesso possiamo dare un nome alla videocamera perché possiamo averne più di una, quindi gli daremo il nome della situazione in cui l'abbiamo installata. Quindi io potrei andare a scegliere casa, per esempio, poi faccio conferma ed ecco che la videocamera già adesso è connessa. Quindi se io vado a cliccare sul tasto play qua in mezzo, perfetto, vedete che lei è già attiva. Questa è la prima installazione, quello che dovremmo fare solo la prima volta. Infatti adesso vi faccio vedere, chiudo l'applicazione, vado ad aprire ancora l'applicazione, vedete che c'è la mia videocamera installata, quella con scritto casa, quella che abbiamo appunto selezionato col nome casa. Vedete che il wifi è un po' basso perché comunque ce l'ho molto lontano il modem dalla videocamera, poi c'ho tutte le porte chiuse, quindi lei prende davvero poco, quindi vedete che c'è solo una tacchetta da parte alla scritta casa perché il wifi è davvero basso, quindi lei fa fatica a connettersi. Comunque tanto è solo una prova per vedere il funzionamento. Andando a cliccare il triangolino, quindi il simbolo play in mezzo all'immagine, la telecamera si collegherà all'applicazione e vedete che abbiamo già l'anteprima di quello che lei sta inquadrando. A questo punto possiamo entrare nelle impostazioni cliccando in alto a destra nell'ingranaggio. Abbiamo tantissime possibilità di regolazione della videocamera di sorveglianza. Abbiamo guardia intelligente, che è la possibilità di andare a configurare gli avvisi, la possibilità di andare a fare accendere la luce quando lei rileva un soggetto, di far suonare, perché comunque lei è una sirena inclusa, quando lei rileva un movimento o un soggetto. Quindi tutte cose in questo momento sono disabilitate che possiamo andare ad attivare, e anche il periodo di protezione, vedete che possiamo andare a regolare quando lei deve intervenire dal punto di vista degli avvisi e delle segnalazioni di allarme. Quindi determinati orari e giorni non li vogliamo, non lo faremo.
avremo, infatti se io vado a cliccare vedete posso regolare sia i giorni che le ore per la, diciamo, quanto riguarda la protezione della nostra abitazione, della nostra stanza o quello che sia che vogliamo comunque proteggere. Sotto abbiamo messaggi e notifiche, che è la possibilità appunto di ricevere messaggi e notifiche nello smartphone, quindi quando lei rileverà un movimento ci invierà subito un avviso nel nostro smartphone, quindi una notifica che ci dirà che la videocamera con il nome che gli abbiamo dato ha rilevato un movimento. La luce bianca, ragazzi, che per il discorso degli avvisi, e anche la sirena è questa, quindi posso dirgli quanto voglio che duri l'allarme. Poi abbiamo il rilevamento di movimento, quindi queste tre possibilità che posso andare ad attivare per la nostra sicurezza. Ovviamente posso attivare anche solo una, solo la luce bianca, solo la sirena o nessuna delle due, solo il rilevamento di movimento che poi ci invierà comunque la notifica. Quindi se io adesso esco da queste impostazioni e vado nella schermata principale, andando a interagire col joypad, che è quello appunto che ci permette di far girare la videocamera di sorveglianza, posso andare ad inquadrarmi. Ok, quindi in questo momento lei mi vede, allontano il tutto perché sono molto vicino, quindi lei a questo punto dovrebbe vedere il soggetto, cioè me, che mi vedete che suona, perché come abbiamo detto ha la sirena attivata. Adesso vado a fermarlo. Adesso voglio farvi vedere le altre impostazioni che troviamo nel menu. Immagine, suono, qua possiamo andare a dirgli il volume del dispositivo, quindi quanto volume dobbiamo dargli, la rotazione dell'immagine, perché comunque è possibile sia installarla così che verso l'alto, quindi non per forza deve essere installata con l'attacco E27 verso l'alto, l'E27 potrebbe essere anche sotto e lei è girata appunto al contrario come adesso. Qualità dell'immagine, poi abbiamo impostazione luce bianca e se io vado ad attivarla, cos'è l'impostazione luce bianca? Che gli diciamo appunto quelle luci bianche che abbiamo visto anche all'inizio, possiamo andare a dirgli noi quando accenderle o meno. Se io faccio aggiungi, vedete che c'è sia i giorni che le ore, quando accenderle, quando spegnere, come se fosse una lampadina. Quindi useremo questa videocamera di sorveglianza che viene messa magari al posto di una lampadina in determinate situazioni, i suoi led bianchi saranno appunto la sostituzione alla lampadina. Poi se usciamo da questa schermata, qua abbiamo tutto quello che invece live, cioè quello che stiamo vedendo live in quel momento. Infatti vedete che luce bianca l'ho accesa io manualmente da qua. Poi abbiamo riproduci, che va a riprodurre tutte le cose che lei ha memorizzato, perché lei, anche se io in questo caso non ho una micro SD inserita, vedete che adesso fa partire le registrazioni che ha fatto, comunque lei registra nello smartphone dei micro video di un secondo, due, quando poi è il momento in cui rileva il soggetto, quindi anche quando ci invia la notifica di quello che è successo. Se ci fosse la micro SD ovviamente registrerebbe una parte di video più importante, però nello smartphone ci viene diciamo registrata un'anteprima più ovviamente la notifica di quello che lei ha rilevato. Poi sotto abbiamo, vedete, microfono. Cosa vuol dire? Che se io vado a dargli il consenso, adesso sentite questo casino, perché se io tengo premuto posso parlare nello smartphone e il suono uscirebbe nella videocamera, però ovviamente fa interferenza perché è tutto qua, ovviamente lei dovrebbe essere da un'altra parte, però il senso è quello. Stessa cosa al contrario, lei comunque ha un microfono, quindi il suono entra nella videocamera e poi esce qua nello smartphone, però anche questo vedete ce l'ho disabilitato. Se io vado ad attivarlo, questo si attiva, sentite che in qualche maniera si sente, ecco che arriva un po' dopo ovviamente che c'è un leggero ritardo, però questo è il senso anche di avere un microfono bidirezionale. Poi abbiamo la possibilità di vedere nella stessa schermata più inquadrature se abbiamo più videocamere. In questo momento se io ci clicco sopra vedete che mi dice che bisogna avere almeno due videocamere, vuol dire che in questa schermata avremo più quadrati o più rettangoli appunto che ci danno l'anteprima delle varie videocamere che abbiamo installato nella nostra abitazione o ovunque noi vogliamo. Questo è diciamo tutto quello che è in grado di fare. Poi come
avete visto usando il joystick qua, vado a muovere la videocamera, farà ruotare su e giù, destra e sinistra, però lei ha comunque un active track. Adesso qua c'ho poco spazio, non so se riesco a farvi vedere, però lei ha un active track. Cosa vuol dire? Che se io adesso la giro verso di me, la allontano un po' perché non mi vede neanche in faccia, perché è proprio qua attaccata a me. Adesso vi faccio vedere che lei è in grado di seguirmi. Appoggio qua il telefono, così vedete che non lo sto utilizzando, e vediamo se lei mi segue. Quindi mi sposto all'interno della stanza e vedete che lei mi sta seguendo e io non sto utilizzando praticamente niente. Ok, alla fine lei mi ha seguito. Ovviamente qua è molto attaccata, poi c'è il wifi che prende davvero poco, come avete visto, c'è solo una tacchetta perché ho il modem davvero lontano lontano. Ho aperto anche la porta, ma è troppo lontano il modem dalla videocamera. Quindi ragazzi, questa è la videocamera di sorveglianza di Secrum. Secondo me è una videocamera di sorveglianza intelligente, perché comunque ha un active track, ha un attacco veramente semplice per quanto riguarda l'alimentazione utilizzando l'attacco E27 classico delle lampadine. Ha un sacco di impostazioni anche per quanto riguarda l'attivazione degli allarmi con gli orari, i giorni, in base appunto alle necessità di quando noi vogliamo avere una determinata protezione, mentre quando non ci interessa perché magari siamo noi all'interno di quell'area. Quindi avete visto com'è tutto davvero semplice. Vi lascio qua sotto il link in descrizione se la volete acquistare direttamente dal loro sito Secrum, attualmente ad un prezzo veramente scontatissimo di 39,50 euro, quindi è un prezzo molto molto appetibile, soprattutto la portata un po' di tutti. E vi posso dire ragazzi che mi ha veramente entusiasmato, perché comunque ad un prezzo così basso il suo comportamento è davvero ottimo, e con la semplicità di installazione che viene data dall'attacco E27 per quanto riguarda l'alimentazione è davvero davvero tanta roba. E poi anche il collegamento con lo smartphone è super super semplice, come avete visto, e dopo avete un sacco di possibilità che potete utilizzare ed imparare con calma. In più l'applicazione è pure in italiano, che non sempre questo è così scontato. Lei continua a seguire i miei movimenti delle mani, via dicendo, comunque vabbè, lasciamola fare. Quindi ragazzi, questo mio video in cui vi ho portato questa mia recensione di questa videocamera di sorveglianza della Secrum, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, e spoiler ovviamente anche di lei erano arrivati, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.